In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Il grande comunicatore della storia della salvezza è lo Spirito Santo, è colui che ci ricorda quello che il Figlio ha fatto, che ci guida verso la verità tutta intera. Ecco, mi piace raffigurare lo Spirito Santo come questo elemento invisibile ma potente, reale, che muove il mondo e lo muove verso un bene, verso un fine di bene. E lo muove in maniera invisibile, un po' come fanno le onde elettromagnetiche, che non spostano materia ma spostano energia. Eppure spostando semplicemente energia mettono in comunicazione il mondo intero. Pensiamo a internet, pensiamo alla radio, alla televisione, eccetera. Ecco, lo Spirito Santo fa così. E lo Spirito Santo è come quelle onde. Ha bisogno però di un ricevente, di qualcuno che si sintonizzi su quelle onde lì. Ecco, il ricevente dello Spirito Santo è il cuore. Dice San Paolo che nel nostro cuore è stato effuso lo Spirito Santo. E i padri del deserto dicevano che era il cuore la sede dello Spirito Santo. Diciamo meglio il centralino. Si deve sincronizzare, si deve mettere sulla frequenza d'onda. Nel momento in cui si mette sulla frequenza d'onda, ecco allora quel cuore parla le parole dello Spirito Santo. E quella persona parla la santità dello Spirito Santo. Per questo nell'iconografia ci sono le aureole. L'aureola è la comunicazione dello Spirito Santo che passa attraverso quella persona. Quindi lo Spirito Santo comunica attraverso i santi.